per cui iniziamo con Donatella Stergar, che ci presenterà il Museo Botanico Aurelia Jonsson. Come vi dicevo, è in zona Niguarda. Buongiorno a tutti. Dunque, come ha anticipato il nostro collega, io inizio a parlare di una delle due attività legate al verde che si trovano a Villanonati, presso Villanonati, che è in zona Niguarda, che fanno parte del Comune di Milano, della Direzione Verde Ambiente e dell'Area Verde. A Villanonati si trovano gli uffici che si occupano della manutenzione e della progettazione del verde cittadino e in più ci sono queste due piccole compagini, Comunemente Verde e il Museo Botanico Aurelia Jonsson. Sono due attività complementari, con approcci diversi ma complementari, al tema del verde, alla ricchezza del mondo vegetale e all'educazione naturalistica. Ecco, il Museo Botanico Aurelia Jonsson, che abbiamo sintetizzato in Mobai, si trova a accesso in via Margaria 1 ed è l'area che vedete evidenziata. Di fianco, dove adesso c'è il pallino, vedete invece tutta l'area che compete è praticamente il giardino di Villa Lonati, che è questo edificio storico che contiene gli uffici di cui parlavo prima, e le serre, gli ombrai e tutti gli spazi all'aperto in cui trova sede invece Comunemente Verde. Ma questa parte poi la approfondirà la collega. Ritorno al Museo Botanico. È un'area di 24.000 metri quadri che un tempo era un vivaio comunale. Un piccolo inciso, correva l'anno 2000 e Enrico Banfi, che è stato il direttore di questo museo, con il nostro collega Carlo Maria Marinoni ed altri, hanno avuto la prima idea del Museo Botanico. Da lì è nato un progetto che è stato fermo per circa una decina d'anni. Alla fine, dopo un decennio circa, abbiamo iniziato i lavori, sono stati realizzati ed è lì che è nata l'idea, un progetto di gestione di questo spazio. Una definizione di Museo Botanico Aurelia Jonsson. A noi piace considerarlo come un ecosistema, quindi un insieme in cui molti esseri viventi, fra cui ovviamente anche gli umani, insieme ai vegetali e agli altri animali, e molta materia e energia coabitano e interagiscono. Ed è proprio così. Effettivamente il Mubai è stato poi attivato come gestione nel 2014 e si connota come un polo naturalistico, un luogo di conoscenza, un osservatorio e un laboratorio. A queste due parole teniamo tantissimo, in evoluzione, in continua evoluzione. Una nota su Aurelia Jonsson, che è veramente poco conosciuta ed è una persona molto interessante, che ha fatto delle cose molto interessanti qui a Milano. Lei da Firenze, giovanissima, venne e iniziò a insegnare alle stelline. Si trovò quindi in contatto con molte giovani ragazze in condizioni disagiate per vari motivi. Bisogna sottolineare che Milano in quel periodo attraeva tantissime persone dalle campagne perché era una città in estremo fermento e si stava sviluppando tantissimo. Purtroppo però era anche piena di pericoli. Quindi Aurelia, praticamente sulla base dell'esperienza delle stelline, ipotizzò e poi creò la prima scuola agraria, scusatemi, di Milano, e dove insegnò a queste ragazze, diede una professione nell'agricoltura, quindi staccandosi dall'idea tradizionale del lavoro femminile legato alla casa. E per farlo coinvolse personalità di spicco del momento,
soprattutto dal Belgio, che allora era veramente all'avanguardia, e riuscì a formare questa scuola dalla quale uscirono parecchie ragazze. Purtroppo però lei poi si rifiutò di aderire al partito fascista, era ebrea, quindi poi arrivarono le leggi razziali, fu estromessa dall'insegnamento e via via arrivò la guerra, eccetera, fu deportata ad Auschwitz dove morì. Allora, una vita difficile, ma di grandissima speranza, di grandissima proposizione. E a noi piace pensarla proprio così, cioè per la grandissima forza vitale che ebbe e che ebbe la forza di smuovere, di creare cose nuove in un ambito in cui non c'era niente. E quindi, come dice l'ultima frase, la storia di Aurelia Jos racconta della capacità di saper immaginare una realtà diversa e di realizzarla. E al Mubai noi cerchiamo di seguire il suo esempio. I protagonisti di Mubai. Per il momento sono due macro temi, ovvero da una parte gli ecosistemi spontanei della pianura padana, perché il Museo Botanico è praticamente un giardino all'aperto, è un museo all'aperto, un giardino, e quindi l'interazione poi con l'ambiente urbano, perché comunque siamo all'interno di un'area urbana, e l'agricoltura, la sua storia, la storia della relazione dell'uomo con il paesaggio, con le piante. Il Museo Botanico è anche un punto di contatto fra i cittadini e l'amministrazione. È un luogo di ricerca permanente ed è un'esperienza da condividere. Abbiamo creato una rete che ci aiuta, ci supporta in tutte le nostre attività e cerchiamo di mantenere questa rete e queste sinergie, un po' come avviene in natura. In questo modo siamo riusciti anche a ottenere, a reperire beni e risorse e soprattutto a condividere progetti. Le attività che svolgiamo sono molte, le aperture al pubblico, con passeggiate, visite guidate, attività laboratori per famiglie, per bambini e adulti. Poi invece degli laboratori specifici per le scuole di vario livello, a partire da quelli per bambini piccoli con la sezione didattica scuola ambiente, per arrivare poi ai PCTO, stage, tirocini, con anche università come Unimi, eccetera. Poi abbiamo istituito anche un corso di approccio responsabile con i temi ambientali, un corso di giardinaggio responsabile, per imparare a lavorare sul proprio davanzale, sul proprio balcone, terrazzo e via via, pensando che comunque quello che facciamo è all'interno di un sistema ambientale molto più ampio e che quindi anche in queste piccole azioni possiamo prestare molta attenzione a quello che facciamo. Poi abbiamo fatto dei podcast, ad esempio le interviste possibili agli alberi di Milano e tanto altro. È gestito da personale del Comune di Milano, come abbiamo anticipato, con la collaborazione dei volontari del Comune di Milano e i volontari del Servizio Civile. Abbiamo avuto con noi anche i detenuti del carcere di Bollate e i lavori di pubblica utilità che speriamo di poter riavere a breve. Ospita tantissime aree, non mi dilungo sul elenco e passo agli ambiti. Il primo col quale apriamo è il labirinto dei cereali e dei mais, che ha lo scopo di fornire ai visitatori strumenti per capire le relazioni che esistono fra le piante, ma anche fra il territorio e gli umani. Come? Attraverso l'osservazione delle piante coltivate spontanee e lo studio degli ecosistemi e della biodiversità agricoli e naturali.
La foto che vedete ne è un esempio, è la cosiddetta milpa, che è un sistema culturale antichissimo dell'America centrale, meridionale, in cui praticamente c'è una coesistenza di tre piante sostanzialmente, il mais, le zucche e i fagioli. Le tre consociate, le tre piante fornivano elementi, fornivano un'alimentazione completa alle popolazioni che la coltivavano, si aiutavano fra di loro e quindi una vera sinergia. Però il labirinto quest'anno ha cambiato forma. Da labirinto solo formale è diventato un labirinto di cereali sempre in permacoltura. Quindi, sulla base delle esperienze degli anni passati, ovvero di un orto sinergico e di una food forest, e visti i risultati interessanti anche in caso di forte siccità, forte calura come l'anno scorso, abbiamo pensato di trasformare questo labirinto in appunto permacoltura. Nel labirinto comunque continueremo a coltivare i cereali, appunto questa categoria di piante che raccoglie famiglie diverse, generi diversi, eccetera. Allora, in particolare abbiamo dedicato una sezione ai triticum e alle tre linee principali dei triticum, tre linee evolutive. Quindi stiamo parlando del grano duro, del grano tenero e del monococco. Alle antichissime Aegilops, da noi tutte le piante sono viventi, cioè noi le coltiviamo, quindi è possibile vederle in tutto il loro processo vitale. E per fare questo abbiamo collaborato col CREA di Lodi e di Milano. In un'altra fase dell'anno invece passiamo alla coltivazione dei mais. Dei mais che sono sia italiani che americani, fornitici in questo caso dal CREA di Bergamo, che è specializzato, fra cui l'originario mais Teosinte, e osservarlo vi assicuro fa capire tantissimo quanto si è sviluppata una pianta in natura e come l'abbiamo sviluppata noi per i nostri usi. Sto parlando del mais ed è interessantissimo porre a confronto proprio queste due cose, come avviene con tantissime piante. Poi abbiamo anche altre coltivazioni, il sovescio, le consociazioni fra piante coltivate e piante spontanee e via via. L'orto sinergico, che vi ho anticipato prima, è la food forest, il frutteto dei patriarchi del 2014, che sta crescendo, e qui si tratta di frutta che è difficile trovare e che è interessantissima per le qualità organolettiche e per la resistenza agli attacchi di funghi, batteri e insetti. Qui vedete due delle varietà coltivate. Poi un saliceto che useremo anche per, praticamente lo usiamo anche a scopo produttivo per realizzare degli astoni che poi utilizzeremo sul posto. Il prato impollinami, il nome dice già cosa accoglie, e c'è un apposito laboratorio creato per i bambini per entrare in contatto con tutti gli insetti. E il prato disegnato, che è invece una iniziativa per mantenere la biodiversità del prato, ma anche per valorizzarne le caratteristiche estetiche. Questo è un altro esempio, si intravede il prato disegnato. Il percorso d'acqua e di terra, che è la zona più spontanea, dove interveniamo, ma lasciamo anche molto che la natura faccia da sé. E quindi che si innestino, che si insedino piante,
che arrivano, che noi non abbiamo messo a dimora, che si creino quelle famose sinergie di cui abbiamo già parlato. Questo è un angolo molto affascinante. E poi abbiamo il progetto, fra i vari progetti, anche Arte e Natura, che è in collaborazione con Brera, in cui coinvolgiamo i giovani studenti su un tema. Adesso stiamo sviluppando i temi ogni anno, un elemento dei quattro elementi. E i ragazzi sono invitati a misurarsi con la natura e a fare un'opera che conviva nella con la natura nella natura. E poi abbiamo mille altre attività che spesso sono supportate da elementi come queste, ad esempio carte da gioco, eccetera, che supportano i laboratori. Come dicevo prima, i podcast, i corsi, le aperture estive. Grazie, vi attendiamo, se potete, il 30 di settembre nel pomeriggio, perché apriamo al pubblico e quindi abbiamo da proporvi tante attività. Grazie.